Su questo canale, oltre che parlarvi di possibili investimenti che sto tenendo d'occhio, che reputo validi, come per esempio azioni, ETF o criptovalute, vi ho parlato spesso di alcuni business online, quindi business che possono essere creati in modo totalmente distaccato dal luogo fisico. Questo sia perché mi appassionano molto, mi piace trovare nuovi metodi per poter monetizzare appunto il mondo dell'online, sia perché è una categoria di business in forte espansione che può regalare giorno dopo giorno sempre più opportunità. E per questo l'altro giorno ero qui che stavo pensando all'idea per un nuovo video, mi è venuto in mente perché non parlare del business che alla fine voi vedete giorno dopo giorno quando seguite i miei video, ovvero quello di portare avanti un canale YouTube. Perché scommetto che tantissimi di voi si guardano magari un video su YouTube, vedono il contenuto, però poi non pensano a tutte le opportunità che ci possono essere dietro. Infatti questa è un'attività che non è facilissima da fare se si vuole fare bene. Però ci sono tanti metodi per poi andare a monetizzare gli eventuali risultati. Perciò appunto, come avrete letto dal titolo, oggi voglio portarvi quelli che sono tutti i metodi, alcuni che sto usando anch'io, alcuni che ancora non utilizzo, ma che magari utilizzerò in futuro per monetizzare appunto un canale YouTube. Così se qualcuno di voi è interessato a questo business o magari è semplicemente curioso di capire come funziona questo mondo, ecco, potrà avere un contenuto per spiegarlo in modo semplice. O perlomeno cercherò di essere il più chiaro e conciso possibile. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo che se il video vi sarà utile potete lasciare un like per supportarmi con l'algoritmo di YouTube, perché sì, anche questo è molto importante per aiutare un creator a monetizzare e portare sempre nuovi contenuti, oltre che una qualità più alta, perché chiaramente tutta la monetizzazione del canale poi finisce in attrezzatura come per esempio la videocamera con cui sto registrando, il PC per editare, la softbox e tante altre cose. E proprio da qui voglio partire, ovvero dalla monetizzazione diretta di YouTube. Infatti voglio sapere che tutte le pubblicità che vedete prima di un video o durante un video sono un metodo che YouTube ha per guadagnare, ma non solo, infatti una percentuale, circa il 50%, anche qualcosa meno, viene dato al creator. Per farlo chiaramente ci sono dei requisiti, infatti dovete avere almeno 1000 iscritti al canale e 4000 ore di visualizzazione totale negli ultimi 12 mesi. Adesso in realtà voglio modificarlo un po', aggiungere altri requisiti, ma magari ne parleremo più avanti. Quelli attuali sono questi: una volta raggiunti dovete fare richiesta e creare un account Google AdSense. Infatti YouTube non la inserisce da solo internamente, ma si appoggia appunto a questo servizio. Quindi voi farete un account lì, lo collegherete al vostro account YouTube e potrete finalmente iniziare a monetizzare i video, inserire pubblicità prima, dopo, oppure gli annunci che vedete accanto. Questo è il metodo più facile da ottenere, quello con cui solitamente tutti partono, però non vi fa guadagnare grossissime cifre, a meno che non siate creator che fanno milioni di visualizzazioni. Infatti, per esempio, un canale come il mio, ancora molto piccolo, guadagna davvero davvero poco tramite questo metodo. Si parla a volte anche meno di 100 o addirittura 50 euro al mese, quindi questo metodo sicuramente ottimo, facile da ottenere, ma non sufficiente. Secondo metodo, anche questo utilizzato perfino da me, è un modo per andare a usare meno aiuti esterni, quindi per esempio sponsorizzazioni da aziende, e cercare di autosostenersi con la propria community, ovvero gli abbonamenti. Infatti, da qualche anno a questa parte, YouTube ha aggiunto la possibilità di mettere questo pulsante, lo vedete anche qui sotto questo video, abbonati, appunto accanto al tasto iscriviti. Infatti l'iscrizione è una cosa e rimane gratuita sempre, mentre l'abbonamento appunto è una cifra che voi potete dare a un creator mensilmente per sostenerlo in modo diretto, quindi non soltanto dandogli una visualizzazione. È un metodo che ho attivato, infatti qua sotto potete abbonarvi se volete, appunto perché mi piace questa idea di cercare di rimanere più chiuso possibile, non in senso cattivo, perché comunque è molto bello lavorare con le aziende, ma anche bella l'idea proprio come concetto di farsi sostenere dalla propria community e di essere un ecosistema autosufficiente, ecco, diciamo così. Solitamente in cambio vengono dati agli abbonati alcuni piccoli bonus che i normali iscritti non hanno. Io per esempio a volte potrei fare delle live solo per abbonati, oppure per esempio ogni tanto metto dei sondaggi a cui soltanto gli abbonati possono rispondere. Dopodiché possono esserci delle emoji oppure dei contenuti esclusivi che vedete soltanto se vi abbonate, e tanti altri premi che chiaramente decidono i vari creator. Il terzo metodo invece è per quelli che non vogliono attivare la funzione abbonati e vogliono appoggiarsi a un qualcosa di esterno, magari per poter personalizzare
organizzare di più i premi da dare agli abbonati o cose simili. Stiamo parlando di appoggiarsi a tutti quei siti simil Patreon, che fondamentalmente come struttura funzionano esattamente come gli abbonamenti di YouTube. Quindi un utente può abbonarsi a te e darti una certa cifra ogni mese in cambio di alcuni premi. E appunto molti possono optare per questa scelta perché ci sono siti che sono fatti meglio oggettivamente degli abbonamenti di YouTube, magari offrono più possibilità di personalizzazione oppure più scaglioni per gli abbonamenti. Io per il momento ho deciso di affidarmi agli abbonamenti di YouTube, sia perché nonostante siano molto semplici mi piace come struttura, devo dire molto intuitiva e ci sta, sia perché almeno le varie entrate arrivano insieme a quelle della monetizzazione di YouTube, il che è tutto più semplice anche dal punto di vista fiscale, perciò io per il momento farò così. Ah, altro piccolo metodo prima di passare al prossimo sono i super grazie di YouTube, quindi questo pulsante che trovate sotto ogni video, che appunto schiacciandolo potrete donare, fare una donazione diretta di una determinata cifra a un creator. Dico che è un mini metodo perché devo dire non è stato implementato molto bene, è anche difficile da trovare e sinceramente non ho mai visto un super grazie né sul mio canale né su altri, perché in teoria dovrebbero apparire nei commenti, eppure mai visto un super grazie utilizzato, perciò è un metodo un po' così, anche perché secondo me è molto più interessante l'abbonamento, sia perché l'utente ottiene qualcosa indietro, sia perché è un supporto continuo mese dopo mese. Però ecco, sì, YouTube ha aggiunto anche questo metodo per monetizzare i propri spazi, quindi io ve lo elenco. Così se magari c'è qualcuno di voi che vuole provare a spingere di più su questo lato e spingere i propri super grazie, insomma, sa che ci sono. E questi erano i metodi, diciamo, interni con cui è possibile monetizzare i propri spazi grazie alla community. Quindi appunto per esempio tramite le visualizzazioni che vengono date oppure tramite un abbonamento o una donazione. Adesso passiamo a quelli che sono i metodi fra virgolette esterni e parliamo innanzitutto, queste le conoscete benissimo, delle sponsorizzazioni. Quindi un'azienda contatta il creator per esempio con la mail che lascia in descrizione e gli propone di fare un video insieme oppure di essere nominata all'interno di un video, fare una storia, insomma ci sono vari metodi. Dopodiché l'azienda darà al creator una determinata cifra prestabilita appunto per aver fatto quel video, aver citato il loro nome. Per fare un esempio più completo, magari domani mi contatta un exchange e mi dice fai un video lungo e un video breve per esempio su TikTok sulla nostra azienda e noi ti diamo una cifra prestabilita, adesso ne dico una a caso, facciamo 1000 euro, giusto per prendere una cifra tonda. Io faccio il contenuto, quindi lo scrivo, lo giro, lo edito e una volta pubblicato, solitamente dopo un tot di giorni, magari 30 o 60, l'azienda effettuerà il pagamento. Questo è il metodo con cui solitamente i creator guadagnano di più e devo dire anche uno dei più belli, perché ti dà modo appunto di conoscere delle aziende, conoscere il loro team e entrare a contatto con delle realtà molto molto interessanti. Inoltre fa vincere un po' tutti questa cosa, perché chiaramente il creator ci guadagna, l'azienda prende nuovi clienti e magari voi utenti scoprite un'azienda che non conoscevate e potrebbe esservi utile, perché chiaramente un creator dovrebbe sponsorizzare aziende che c'entrano con la sua nicchia. Per esempio se domani dovessi essere contattato da un'azienda di giardinaggio ovviamente direi di no. Prossimo metodo simile al precedente, molti li confondono, e sono le affiliazioni, ovvero sempre un'azienda contatta un creator, però stavolta invece di prestabilire una cifra che gli verrà data per un determinato contenuto, viene affidato al creator un link affiliato. Dopodiché starà al creator di turno nominarlo in vari contenuti e cercare di farlo usare alla propria community. Questo metodo può essere sia vantaggioso che svantaggioso rispetto a quello di prima. Vantaggioso perché c'è più libertà d'azione, infatti solitamente in un'affiliazione non ti viene detto quanti contenuti fare e quali fare, ma semplicemente vi viene affidato il link e poi appunto sta a voi decidere dove piazzarlo. È svantaggioso perché chiaramente va coltivato, potremmo dire fra virgolette, quindi messo video dopo video, nominato più volte, e quindi può risultare un pochetto più difficile da gestire rispetto a una sponsorizzazione. Anche questo tra l'altro secondo me è un ottimo metodo per monetizzare i propri spazi, perché anche qui ci vanno a vincere un po' tutti, il creator che ci guadagna, l'azienda che ottiene nuovi utenti e l'utente che appunto scopre un servizio nuovo che non conosceva. E poi la stragrande maggioranza delle volte quando uno ha un link affiliato c'è anche legato un bonus per l'utente che lo utilizza. Per esempio io ho tutti i miei link affiliati qui sotto in descrizione e ognuno di essi solitamente corrisponde a un bonus per voi. Comunque se volete dare un'occhiata qui sotto solitamente ci scrivo accanto qual è il bonus che voi avete se li utilizzate. Passiamo adesso a un ultimo metodo molto molto interessante che io attualmente non utilizzo, però ha grandi potenzialità, infatti
infatti magari potrei pensarci per un futuro. Stiamo parlando di creare un e-commerce magari con del merchandise personalizzato per un determinato canale. Quindi per esempio, per spiegarlo in modo semplice, potrei aprire un e-commerce magari con Shopify e iniziare a mettere magliette, cappelli, roba varia con il mio nome stampato sopra, oppure con il mio logo, anche se io non ho un logo, però insomma è giusto per fare un esempio. Dopodiché ovviamente nominarlo nei video, linkarlo nelle descrizioni, e appunto tutti i miei utenti potrebbero comprare il merchandise o comunque il prodotto che io vado ad offrirvi. Perché chiaramente non deve essere per forza merchandise diretto, tipo il nome del creator, ma per esempio un canale di fitness potrebbe vendere la propria linea di pesi, scusate, volevo dire dumbbell. Cerchiamo di essere un po' international. Anche questo è un metodo estremamente interessante, sia perché è versatile, infatti si possono aggiungere o rimuovere determinati oggetti dall'e-commerce, sia perché anche questo è un metodo abbastanza interno, autosostenibile, che non richiede la partecipazione di aziende esterne. Detto questo, basta, fondamentalmente questi erano i metodi principali per monetizzare uno spazio su YouTube, ma in realtà un qualsiasi altro spazio online, poi certo ce ne sono alcuni più specifici, magari solo per Instagram o solo per TikTok. Infatti mi raccomando, fatemi sapere qui sotto con un like, con un commentino, se questa serie potrebbe interessarmi, che magari io porterò avanti un eventuale episodio 2. Ah, inoltre fatemi sapere se potreste essere interessati a un video in cui vado a mostrarvi quali sono gli effettivi miei guadagni con Google Ads. Non posso farvi vedere gli altri, per esempio delle sponsorizzazioni per un fatto contrattuale, però quelli di AdSense potrei farveli vedere tranquillamente, quindi insomma ditemi se potrebbe interessarvi come contenuto. Per il video di oggi invece è tutto, e vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto e vi do appuntamento come sempre alla prossima.